Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, sono ragazzi e siamo in un nuovo episodio di Pokémon Violetto. Nello scorso episodio abbiamo affrontato gli ultimi due Pokémon dominanti rimanenti e ora vorrei andare dritto a finire direttamente tutte le palestre per poi passare gli ultimi due accampamenti del Team Star. E ragazzi, scusate se sarò molto veloce in questi video perché ho scoperto che Charizard verrà messo nell'evento il 1° dicembre. Io sto registrando questo episodio il 28 novembre. Vorrei sbrigarmi, almeno a finire il gioco, fare un sacco di episodi a rush così. Devo riuscire ad arrivare a fine gioco entro dopodomani o domani. Ecco, Ariangre. Sono troppo contento di vederti, vaffanculo. Ho visto che stavi per entrare in questa palestra e sono corsa qui, potevi anche evitare. Cosa ancora se non ho potuto lottare con te la volta scorsa? Ma guarda, non fa niente. Ah no, fratelli, non ti ho seguito fino a qui per fare una lotta. Grazie. Grazie. Però in effetti, visto che ci siamo, perché noi ci facciamo una lotticina? No! Ti prego, una lotticina piccina. Magari solo contro il Pokémon, che ne dici? No! Aspetta però, vorrei lottare con i Pokémon per darti ad affrontarti. Scusa, ti dispiace darmi un attimo che mi organizza la squadra? Corriamo. Sì! Nel frattempo vai pure a sfidare la palestra, ci vediamo dopo. Sì. Oh, ce la siamo tolta dalle palle. Vai, Mesturia. Lascia che ne sei il numero di... Ok, sì, vabbè, anche te sai il mio nome. Ragazzi, è una palestra di tipo normale. Non se ne vede una, penso... Dalla quinta gen, se mi sto sbagliando. Dalla quinta gen non si vede una palestra di tipo normale. Ubaldo. Vediamo che sarà la palestra. L'esame. Ordinare un menu segreto. Siamo passati a girare le palestre ad affrontare allenatori, a puzzle mentali per riuscire ad arrivare al capo palestra, a fare delle stronzate. No, anzi, siamo passati a Wipeout o Takeshi's Castle. Siamo arrivati a questo. No, ordinare il menu segreto del famoso ristorante della città. L'oro in bocca. Ci sono altri tuoi sfidanti in giro per la città. Oltre a te, se partecipate, conosci un indirizzo diverso sul menu segreto. I sfidanti dovranno lottare tra di loro e chi perde dovrà livellare il proprio indirizzo a chi vince. Basandosi sull'indirizzo tenuto, bisognerà poi andare all'oro in bocca e ordinare i piatti del menu segreto. Solo il primo sfidante che riuscirà a ordinare sarà promosso. Ai clienti abituali piace così. Il mainstream. Sinno. Chiedi a qualche cliente abituale nell'oro in bocca, potresti scoprire qualcosa. Ok. Perfetto, io non so dove andare. Non so dove sia questo oro in bocca. È notte, io sono entrato che raggio. Va bene. Signori, io non so assolutamente dove. Devo ordinare il menu segreto. Eccolo qua. È una di quelle. Vedo il menu segreto? Allora me lo direi dopo che ti avrò sconfitto. Dimmelo. Ecco il disco che mi hanno dato. Tenebre circondate da scale. Ah, c'è una nuova ragione che ci. Ce l'hai dietro! Quel posto è buio ed è circondato da scale. E questo. Io forse ho scritto qualcosa, mi si lasciamo la pena. Fuoco bomba? Ma che cazzo c'entra fuoco bomba? Ma è piccante, eh sì. Io non so assolutamente dove andare. E non so dove sono gli altri allenatori. Però forse sono vestiti come lei. Semplicemente giusto. No. Sarà questa? Sì. Stai facendo esame della palestra, vero? Dimmi il tuo indizio sul mio segreto. Dai, no. Vaffanculo. Perfetto, dimmi quello che sai, bambina di merda. Un intruso in gelateria. E siccome la mia sconfitta brucia, vedo proprio di rifrescarmi. No! Basta! Che cazzo è sta regione? Tutti a fare battute del cazzo!
Che storia, vero? Sì, non c'è nessuno che deve fare l'esame della palestra. Ecco di qua. Mettete, mi è rimasto rivitalizzante, vero? Sì. Non voglio andare al centro vago, ma perdonatemi, quindi. Raga, non mi va bene. 123 voglio. Perfetto, tu! Stiamo svegliando l'esame della palestra, penso che sarà. Due NPC uguali. Dimmi che cosa sai. Il verso del Pokémon alato azzurro. Un Pokémon alato azzurro. Mi viene in mente Altaria. Devi capire queste cose. Non sto facendo tutto, mi sono fatto. Vaffanculo. Tra l'altro, so che c'è la nuova evoluzione di Doomsparce in questa gen. E fa cagare al cazzo. Gli hanno semplicemente aggiunto un pezzo. Poteva essere una cosa figa. Allora, una gelateria. So che è un posto circondato dal dalle scale, è buio. Buio. Il verso del Pokémon di uccello blu. Ah, questo è l'oro in bocca. A caso. Non ho la più minima idea. Ordina il menu segreto. Allora, polpette di riso grigliate, frittura. Allora, uovo al tegamino. Nulla di questo penso sia una cosa fredda. Intruso, gelateria. Uovo ha detto verso di un uccello. Penso l'uovo. Una. Fuoco lento, fuoco bomba, lancia fiamme. E ragazzi, 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 fuoco bomba. Fuoco bomba, un condimento, formaggio grattugiato, limone, no grazie, forse ci siamo, ah. Allora so che era fuoco bomba, intrusa al gelata, quindi allora non mi bastano solo i loro. Ok, allora ho capito. Ci siamo. Allora, polpetti di riso per due persone. Fuoco bomba. Ai clienti abituali. Io sento più il limone, quindi secondo me limone. Ok, forse è quello giusto. Sì, è quello giusto. Indovinato. Sufficientemente a me stavolta contro il capo palestra. Torna a me quando sei pronto per lottare. Perfetto, ci siamo. Adesso di nuovo. Presidente come palestra Valdo? Sì. Sono in Urbaldo, tocca a lei. È il cuoco? Ah no, è là, seduto. Ma che gentleman. Mi piace il design. Solve. Ma già so che ti chiami Ubaldo, perché dovete mettere i punti interrogativi? Perché volessi presso la palestra di Mesturia. Le mie più sentite congratulazioni per aver superato l'esame della palestra. Qui hanno piatti molto buoni, oltre alle polpette di riso grigliate. Ti invito a provarli. Meglio di non dilungarci in chiacchiere, però. La mia superiore potrebbe farmi un richiamino verbale. Procediamo con la lotta. Non male? Devo ringraziarti della fiducia accordataci. Il sottoscritto Baldo ti assicura la massima disponibilità.
Forza scudo dorato, perfetto. Komala. Si sa per caricare la pizza. Dopo la pausa pranzo non sono favorevole a una rotta digestiva, ma senza strafare. Mi dovrò sbrigare. Allora, non mi meglio, proviamo subito con il calcio basso. E one shot, bravo Kenya. Dudun Sparks, eccola quella merda di evoluzione che non è neanche un'evoluzione. Raga, è Dudun Sparks con un pezzo in più. Che brutto. Ok, non basta un solo calcio basso. Paralizza così? Staraptor, adesso lo metterà di tipo normale. Meglio questa lotta che venire oberato dai, di lavoro da superiore. Ok, quindi terra grista al calcio basso. Indubbiamente si è qualificato per le lotte. Spero di non perderci la faccia. Ma su, Baldo, mettici un po' di brio, no? Qui ho dei clienti a fama di razione, fagli vedere di che sei capace. Ok, mi piace il fatto che ci siano dialoghi anche fuori dalla battaglia, mentre sei in battaglia. Molto figa come cosa. Figa come cosa, apprezzo. Mi raccomando Baldo, anche tu ragazzino, metticela tutta. La clientela si è espressa, non mi resta che soddisfare la richiesta. Sembra fare rima. Perfetto, usa sto terra cristal, dai. Una tipo normale. Che la mia è pure una mossa stabbata, vi ricordo, perché adesso ho visto che qua a cavallo, il mio Kenya, è di tipo acqua lotta. Ah no, non è sabbata perché adesso è tipo acqua pura. Non mi fai tanto, amico. La parola si va a segno adesso, lo sapete. Ora dimostrare il potere contattuale di un impiegato con il suo nulla rosso, si intende. Facciata, aiuto. Prevedo che sarà una mossa che farà male, vero? Sì che fa male. Non ci voglio credere! No, sapete cosa? No, non voglio rischiare. Carica totale! Vai! Perfetto, adesso Kenya lo puoi menare? Grazie! Questo spam a facciata! Adesso muore tanto! No, ce l'abbiamo fatto! Battuta anche questa palestra, siamo alla quinta! Mi è servita una sconfitta. Sì, lo so, non me lo ricordare. Adesso dammi pure la medaglia. È proprio una competenza notevole. Sono sopraffatto dallo stupore. Avendo perso, ora il dovere di consegnarti la medaglia. Ma lottare mi ha messo appetito. Mi faresti compagnia a tavola? No! Devo sbrigarmi! Anzi, va bene, nuova copertina. Mi piace tanto questa foto. La dedizione delle 5 medaglie dei palestri di consegna ricatturare più facilmente Pokémon fino a livello 45. Inoltre questi si attireranno alle tue indicazioni, ma non era quella precedente? Non credo che un giovane autenticamente energico come te ne abbia bisogno, ma prego. Cacciata. Non lo farò.
La cucina qui è molto saporita, la trovo ottima. Non preoccuparti per il conto, sono un uomo adulto e solvente. Detto questo, cordiali saluti. Perfetto, se... Oddio no, Nemi, no, non ci provare. Condannazione per la tua vittoria. Capsi, mi ha informato riguardo alla presenza di un allenatore singolare. Il mio intuito mi ha suggerito che stesse parlando di te. E a quanto pare ci avevo visto giusto. Ho visto il tuo ultimo incontro. Possiedi un talento davvero straordinario. Se continui con la tua strada verso il rango campione con questo impeto, di qui a breve dovrò inviarti ufficialmente a entrare nella Lega Pop. No! No, non adesso, non adesso. Ti ho visto anche lottare per la maniera della palestra. Non smettiamo di migliorare tu, eh. Campionessa Nemi, è piacere di vederti. Edar, che ci pensi alla super capa? È un pezzo grosso? E che mondo vivi? Ti trovi in fronte alla super campionessa Risma. È un titolo che va bene oltre al tuo ambitissimo rango campione. Ebbene sì, ho l'onore di ricoprire tale ruolo, in aggiunta a quello di presidente della Lega Pokémon. Pensavo fosse troppo impegnata per trovare il tempo di visitare le palestre. Mi trovo qui per un'altra faccenda. Questa volta sono venuto a caccia dei giovani promettenti. E da come fai a essere già così famoso? Beh, mi dispiace dirglielo, ma ho già io messo gli occhi su di lui. No, preferisco lei. No, Nemi, vaffanculo. Ma lascerò che qualcuno me lo porti via, nemmeno la super campionessa. Allora aspetterò il mio turno. No, Lisma, ti prego, non lo rispettare, prendimi. Non dimenticavo della nostra promessa. Forse dobbiamo lottare. No, non dobbiamo. Andiamo subito fuori, su, facciamo in fretta. No. Io direi molto poter assistere anche al vostro incontro. Ti prego. Ah, per me va benissimo. A me no. Anche per te, Edward. No! Non c'è motivo di vergognarsi. Lottare pure con te, questo è fastidio. Andiamo allora. No, Nemi, no, ti prego, fermati, no, non voglio, voglio finire il video. Devo finire il video, si sta scaricando la Switch. Nemi! Non partire subito con la lotta, fammi muovere, fammi salvare. Ok, adesso te lo spiego di nuovo. Girando per le varie palestre, ottenendo le medaglie, potrai arrivare al vertice della carriera di un allenatore. Se arriva alla Lega Pokémon per la precisione. Si trova a nord-est di Mesapoli. Lì vengono incoronati gli allenatori di rango campione e titolo riservato ai più forti. Se riuscirai a ottenere 8 medaglie al superare tutti gli esami, affronterai l'esamitrice più forte che ci sia e se riuscirai a diventare campione, cerca di prepararti mentalmente per quel momento. E ora sfidiamoci per portare prova a quello ambientico. Un attimo di pazienza. I Pokémon di Edo sembrano ancora un po' provati. Grazie. Scusa, era così differente che non ci avevo pensato. Stronza. Ma ora grazie alla super campionessa siamo pronti a iniziare. Io no. E che sia una lotta fruttuosa. No, Nemi. No. No, ti ho detto di no. E eccoci qua davanti alla palestra. Alla prossima palestra, ovvero la palestra di tipo spettro. E tra l'altro, prima di andare dentro la palestra, volevo farvi vedere una cosa. Che mentre stavo grindando off screen, ho trovato l'Asphalt Ride. Ragazzi, ho catturato un Garchomp al 57. Questo ragazzi mi aiuta tantissimo nei raid. Probabilmente per Charizard userò questo. Oppure potrei utilizzare Quartz se lo dovessi portare al 100. Molto probabilmente Quartz, perché è anche tipo folletto. Quindi non saprei. Ovviamente mi farò aiutare da delle persone. Quindi se delle persone che stanno guardando questo video hanno giocato Pokémon Scarlet e Violet e sapranno... E hanno già finito il gioco, perché quando uscirà questo video molto probabilmente l'avrò già finito il gioco. E magari mi vorranno contattare in DM su Instagram o TikTok, lascio sempre i link qua sotto per contattarmi, magari facciamo dei raid insieme. E vabbè, questa è tipo la terza generazione di fila ad avere un capo palestra di tipo spettro. Vabbè, settima generazione un K1 mi pare. No, una prova. Vabbè, io la conto un po' come palestra. Chi cazzo sei te? Ah, oddio, era Rick Sanchez. Non farò la sua voce perché non me la ricordo come l'ho fatta. Salve, Edward. Come stai andando alla ricerca del tuo tesoro personale? Alla grande. Oh, hai chiaro in mente il tuo obiettivo. Niente male, davvero. Sono molti gli alunni che scelgono di affrontare le palestre per la propria ricerca di tesori.
Questo perché, nonostante la difficoltà, è una sfida che regala soddisfazioni. Quindi ti ho aspettato qui per incoraggiarti. Dopotutto, sono il referente della tua classe. Ok, un forte nuovo. Ecco di un regalino. Spero ti sia utile durante la ricerca dei tesori. Se poi ti avanzasse un po' di tempo per dedicare al Pokédex, se ne sarei molto felice anch'io che l'ho sviluppato. Lo completerò il Pokédex prima o poi, perché in questa giornata secondo me ne vale la pena. Perché ragazzi, il Pokédex di Galar l'ho finito. Semplicemente devo finire quello degli DLC. E mi manca Heracross. A me ragazzi manca Heracross per finire quello dell'armatura. Poi manca quello della corona, che non penso sarà troppo un problema. Mi raccomando, continua così e cerca di stare lontano dai guai. Perfetto, direi di fare subito la palestra. Questa volta pensavo che continui fosse tipo dentro lo schermo. What the fuck. Palestra di Neveria. Perfetto, sì, anche te sai il mio nome, come al solito. Per affrontare il capo palestra prima dovrei superare l'esame della palestra. Consiglio di fare il gruppo spalla alla capo palestra. In altre parole, sarei tu ad aprire il suo concerto. Ragazzi, sinceramente, doti da cantante. Vabbè, in pratica il tuo incarico sarà lottare sul parco. Dovrai metterci tutta l'anima per scaltare le platea prima della live del capo palestra. Parla pure con l'MC davanti alla live per dare l'inizio all'esame della palestra. Buona fortuna. Allora, tipi spettro. Questo, io non mi sorprenderò se questo avrà in squadra un Dragapult. Quindi ragazzi, secondo me la scelta giusta non è mettere Moon, ma è mettere Task. Perché Task, ve lo dico subito, Ha sgranocchio, Dragartigli e potrebbe essere un counter per un eventuale Dragapult. Quindi direi di iniziare subito. Yo, stai in campana, bro. T'avverto, devi aprire tu il concerto. Io sono MC Dramma, ti accompagno sul palco. Il programma della serata prevede una lotta in doppio con due Pokémon. Doppia lotta, doppio dramma. Arroventa la gang, incende il palco e provoca un disgelo. Quando avrai scaldato la platea, entrerà in scena la nostra capopare. E voilà, esame superato. Allora, il secondo Pokémon, se non sbaglio, ha messo Moon. Quindi dovrei essere a posto. Appena salirai sul palco inizierà lo show. Tre lotte una dopo l'altra. Niente pause, niente soste. La sfida sarà dura, preparati con cura. Perché devi parlare in rima? Apriamo lo spettacolo e cominciamo l'esame? Se in te arde la fiamma, dai l'ok all'MC Dramma. Basta parlare in rima. Grande, sì, balla allora. Sali pure sul palco. Oh, non ha parlato in rima. Let's go. Un miglioramento. Allora, come secondo Pokémon un Moon e Fraxur, quindi è perfetta la situazione. Ladies and gentlemen, signore e signori, ad aprire lo show di oggi sarà Edward con tre lotte in doppio di fila. Tre? Farò un taglio, non posso far durare i video troppo ragazzi, devo andare in rush e non posso farli troppo lunghi. Il prossimo andante per il nostro video sarà un bambino, il giovane prodigio che porta con te il soffio del vento, Miki Brezza. Soffio del vento Brezza, oh mio dio. Siamo 1-1, ma in una lotta in doppio sai quanto fa? Vediamo se lo sai. Fate salire in altro per cortesia, non quel moccioso. Ho detto moccioso. È la prima volta che uso moccioso e mi dà fastidio come frase. Quindi direi di no. Non dirò più moccioso. Tagli fuori quel bambino di me. Il pacco di Neveria vanta una tecnologia al top del top. Più pubblico si scalda e più luci si accendono. Continua così e la ganga andrà in delirio totale. Proseguiamo. Il prossimo fidante sarà un musicista che o la ami o la odi. Miss Feta. Ah, quella greca. Buona. Una lotta debole. Perché fai sti su. Va bene. Allora ragazzi, da quel che so, probabilmente o a questa fascia di livelli Task si dovrà evolvere in un Axorus. Ragazzi, Axorus è assolutamente un figo. Molto meglio di Garchomp, a mia detta. Ovviamente opinione personale. Grande Edward, la gang incandescente, le luci sono accecanti. Che storia, bro. Chi si aspettava che avessi dato il fuoco al palco così?
Ma ti resta ancora un ultimo sfidante da affrontare, e cioè MC Dramma, ovvero io. Ah, quindi non un coglione. Finalmente uno sfidante che non è un coglione. Faccio il presentatore, ma sono allenatore, e se c'è da lottare non mi faccio pregare. C'è soltanto una cosa da fare. Devi tornare a casa a piangere da tua madre. Lo so ragazzi, freestyle. Quel freestyle se fa. Grazie Edward, l'esame della palestra è superato, complimenti. Facciamogli un bel applauso, forza. Oh, qualche frase non in rima, ci sta. Bravo. E mi si dramma. La sintonia con la platea è perfetta. Da brividi, tutto è pronto per l'inizio del... Non l'ho letto. Ma devi sentire, gente, siamo ora arrivare al momento clou della serata. Ecco a voi lo spirito del ritmo. Come on! Massima stima per la grande Lima! Lima? Mi chiami Lima? Lima, ti chiami? Ma chiama Lima? Ma è una vecchia. Raga, è una vecchia. Silenzio. Io, bella gente. Sentiamo un po' di cosa mi dite. Siete carichi a mille, come la dinamite? Io siamo carichissimi, Lima. Ragazzi, io questa la potrei anche distruggere. Può diventare tranquillamente Fratellet Funk in questo gioco. Non ho letto, sono stupido. Onesta, bro. Il tuo esame della prezza è stato un grande roba. Una grande roba, davvero. La gang è in delirio. Non mi voglio perdere neanche una rima di Lima. Tu intanto torna all'entrata e comunica allo staff che hai superato l'esame. Peace out. Ragazzi, quello è Lima. È lì. Oggi è il giorno in cui il luogo è quest'ora. Io e il mio team ti manderemo alla malora. Apri bene con l'orecchio, capo palestra. Ste rime sono fresche, non è vecchio minestra. Che figo, una prova vera e propria rap battle. Le tue rime sono fresche, allora siamo freschi. Beh, puzzi di culla, ancora non sei nulla. Non vuoi tenermi testa? Ma fatti una siesta. Il mio nome è Lima, io e pane in rima. Sono una cima, faccio male all'autostima. Ti manca l'esperienza del rap, non è l'essenza di fare la lezione con la mia benedizione. Yo! Mi è sconfitto, che disfatta, che distetta. Ragazzi, ci penso io. Se si fa veramente una rap battle qua, godo. E dove vai? Chi ha parlato delle tre? Guarda che decido io, mica uno come te. Ah, mi ha rovinato tutto il vibe. Ci penso io. Ma un pene nei capelli. Ragazzi, ho un pene. Ah, i capelli a forma di pene. Io mi metto le corde e gettano la spugna. Come se cerco gente forte che si arrende e mi ripugna. Ma ti distruggo. Tu ti stai chiedendo chi sei io. Uno che in confronto a te è Dio. Oh, ma tu sei quello che mi ha fatto da gruppo spalla. Sì, per una lotta di Pokémon, per una battaglia di rime? Per una battaglia di rime! Bella battuta, non c'è male. Ma facciamo una lotta, altrimenti non vale. Come ti sembra che io parli in modo strano? Si chiama rap, caro mio, rap. Uno stile di canto e rima che crea testi che colpiscono dritti nello spirito. Beh, oh mio Dio, che cosa ho appena realizzato? Che oltre ad essere stupido sei anche ritardato! No, niente. Ecco, se Black e va veloce come un fulmine, ogni giorno un viaggio di emozioni e un turbine. Ad esempio, capito? Ma torniamo a noi, mio caro sfidante. Mostrami la tua lama del tuo spirito accecante. La mia corona è il rap e la lotta è il mio spettro. In gola una rima, il Pokémon un Pokémon spettro. Tutti puntano al mio trono, ma nessuno fa centro. Non farmi certi paragoni, perché ti giuro su Dio ne ho visti di coglioni. Il mio nome è Lima, ama anche lo spirito del ritmo. Parte la storia in ballo, la vittoria. Una lotta spettrale, uno scontro vitale. Perfetto, c'hai i Pokémon curati, no? Ah, anche qua in doppio? Allora, Mimico bastardo, ciao Mantle. Nella lotta in doppio con Lima non si scherza, cambiare in due è una vera forza. Effetto. Sgranocchio a Banette. La nostra Lima contro quello studente sarà una lotta spettacolare, sì. Ok.
Magic attacco. Aia. Sono più veloci di Moon. Accelerazione contro tipo drago. Ciao Fantasmanto, sto stronzo. Per carità, non stronzo perché Mimico lo adoro, è bellissimo. Uno dei Pokémon migliori della vecchia generazione. Resistono i miei colpi. Ma che spettacolo, ara fiera, mossi potenti con l'allenatore a stile da vendere. Allora, per carità, stai zitti. La Tapritask aumenta, perfetto. Ragazzi, non vorrei che Moon morisse. Quindi era assolutamente questa lui. Borsa, iperpozione, sarò un bastardo ma non me ne frega. Uso sicuramente un'iperpozione perché poi così con i miei Pokémon passo all'azione. Infatti livello 42 anche Quartz vuole prendere psichico, assolutamente sì. Raggio, ma so dice psicoraggio, adesso Quartz con psichico farà molto male. Ok, Houndstone. E l'evoluzione, ah sì, bello, mi piace. Un altro super efficace, grande Lima, sei super eccellente Lima, Lima. Ah, che cazzo devi usare? La precisione della zona del sera aumenta. La precisione, ok, tipo l'abilità tua. Allora, sgranocchio su Armstrong, non penso sia super efficace. Il Mimico più veloce. Perfetto, il Mimico è morto. Adesso va Armstrong. Vai Praxur, Carineria, oh cazzo, è tipo folletto? Spettro folletto? Spettro folletto, vai Edra. No, aspettate, sono stupido. Vabbè, ragazzi, c'ha Toxtricity, non ho fatto male. Non ho fatto male, intenzione, l'ho beccata, ho fatto un predict senza saperlo. E riuscito a mandare KO un Pokémon lì, ma... Ah no, aspettate. Terra Crystal. Sono stupido. Quello adesso fa il Terra Crystal su Toxtricity. Vabbè, se permettete allora faccio una tossina su quel Toxtricity con Moon Picchio Graveyard. Meglio non fare il Terra Crystal su Moon perché probabilmente morirà adesso. Sei in pista, arriva l'ultimo hit della lista. Oh, dallo spettro al sostituto falsetto. Ma? Ma che figo! Che figo! Ah, si sotterrano che sembra delle tombe. Figata sto Pokémon. Mi piace. Le lime di Lima sono una vera bomba. Rimaniamo morti e vanno oltre l'oltretomba. Vai, passo della Crystal di tipo spettro. Devi scegliere benissimo anche da qui quello giallo, però va bene. Oh, Moon che one shot, ah, bravissimo Moon. Vai, Toxtricity, fa vedere quanto vali. Manda questa lotta dritta dritta negli annali. Sciagura. Questo farà male. Ho l'impressione che Moon non sopravviverà a questo attacco. E infatti. Allora, non penso di avere altri Pokémon super efficaci. Vai, ti tossina, bravissimo, Edra. Quel veleno farà sempre più male ogni turno, quindi hai perso. Perfetto, Kyo ha mosse super efficaci contro un tipo spettro adesso. Vero, ho imparato colpo infernale, quindi devi mandare su. Guarda la terra cristallizzazione spettrale, Lima, sei il top del top. Sì, sì, aspetta che adesso ti rompo il culo con Soul. Quante cose vuoi aumentare? Vabbè! No, non a lui. Se non fa niente. Deve fangonda. Ma prende anche Soul! La devo rischiare. Colpo infernale.
Ma Edora penso che sarà più lento di Soul, quindi penso che colpirà prima Soul. Ma Tozuki sarà 100% più veloce, quindi appunto gran voce che colpisce entrambi. Diremo addio a Soul, perché non penso riuscirà a sopravvivere, manca la fangonda. E infatti, da quando una mossa veleno non è efficace su un tipo spettro, mi sa che ho fatto una forza da mandare su. Allora, se metto Quartz è morto, quindi devo mettere Kenya. E le mosse spettro che mi farà lui, quindi non può utilizzarmi mosse stabbate, non funzionano perché non ha effetto. Quindi colpo di fango e droppa a letto. Cosa scarica? Vedo tipo eletto. Ah, 13 di vita. Mi sa che muore adesso perché fa male il balletto sabato. E infatti resiste alla cristal, è rotto comunque, ragazzi. I Pokémon di questa generazione sono rotti. Sono troppo forti. Perfetto. Mi raccomando, con me non te la devi prendere, perché l'unica cosa che ho fatto è solo vincere. Easy. Ottimo lavoro, il tuo spirito si è fatto sentire forte e chiaro. Il mio spirito ha tremato e ti assicuro che ne vuole per farlo vacillare così. Eccoti la tua medaglia, te la sei sudata. È giusto perché sei tu. Vieni pure uno dei miei live. Ti farò avere un posto d'onore. Lo farò. Easy. Con 6 medaglie delle palestre di Pokémon fino al livello 50 ti saranno più facili di catturare. Seguiranno le tue indicazioni. Dopo tutto questo rap, ora mi sento al top. Tieni, ti sei meritato pure questa. Una mossa Palla Ombra. Probabilmente la faccio imparare adesso a Moon. Ho ancora tante strofe da farti sentire. Magari la prossima volta ci sarebbe anche una battaglia di rime. Dai, let's go. Buona fortuna che la tua avventura non sia mai sventura. Sì, ya baby. Va bene, mi è piaciuta questa palestra, devo ammetterlo. Quindi, signori, se non ci sono altri dialoghi di altre persone che si intrufoleranno nella palestra come ormai solito. E infatti, se ti sei portato Capsi, ti perdono. Ehi, Edward, mi sono permesso di osservare a distanza la tua sfida in palestra. È stata una prova degna di un 10 lodi. I miei complimenti. Neanche il tempo di mandare in campo Fraxur, che subito hai scatenato un attacco tempestoso e tu hai messo all'angolo il tuo avversario. Hai sfoderato la tua tavola di mosse, quelle dalle più sublimi sfumature, facendole seguire la perfezione dei tuoi Pokémon allenati ad arte. Mi manca il fiato. Ah, chiedo venia. Ok, ti perdono, hai detto chiedo venia, ti perdono. E Daniel prende un turbine di emozioni. Andando al punto, noto che hai fatto notevoli progressi. Non vedo l'ora che arrivi il momento in cui otterrai tutte le medaglie. Sarà allora che in qualità di Super 4 potrò finalmente affrontarti. Non farmi aspettare. Per concludere, ogni tanto ricordo di tornare all'Accademia e di dedicarti allo studio. No, non lo farò. Perfetto, l'episodio di oggi si può concludere qui. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Carigasse. Perfetto. Dicevo, noi ci vediamo al prossimo episodio. Arrivederci.